Amici, ciao, sono all'Interporto di Piacenza. Ho rilevato 7 container che non usavano più, belli, e voglio fare la chiusa sul Po. Praticamente vado sull'isolotto Maggi, che chi è della zona conosce, se vai sul ponte anche lì. Praticamente sbatter dentro questi container qui nel Po, nella parte dove lui si stringe, appena dopo è entrato il Trebbia, Borgo Trebbia, e fare una chiusa. In modo che il Po viene deviato, come lo Zambesi a suo tempo, e produce anche un danno all'ecosistema, perché il corso del fiume è già stato imbrigliato dagli argini maestri, però se fai un'altra cazzata del genere, noi la facciamo tra mezz'ora. Adesso arrivano le motrici che agganciano, poi vanno e fanno scivolare dentro il Po questa disgrazia, diciamo, che è una disgrazia ecologica che stasera il telegiornale lo dicono. Hanno deviato il Po a Piacenza. Non è mai successo, eh? Neanche gli aragonesi erano riusciti a fare un danno di questa portata, con l'estinzione anche degli aironi, il pesce gobbo perché non riesce più a mettere giù le uova. E sono contento, perché oggi ho trovato qualcosa da fare, se no mi stufo. E poi bevo, non sto bene, quindi guarda che belli. Sto aspettando l'autista, che anche lui sarà diciamo implicato nel reato, perché è concorso a delinquere, cioè quello che ha fatto reato sarei io, e lo dico già pubblicamente. In più c'è anche gente che fa il concorso di colpa, perché l'autista è un cretino, perché anche se le dai 200 euro non deve prestarsi a fare da palo, chiamiamo così. Poi farò il pentito, dirò dei nomi falsi per tirar dentro anche loro in questo bellissimo reato che oggi... Ciao, grazie, sono contento e mi piace, domani facciamo un altro. Comunque la chiusa sul Po va fatta. Va bene, ciao.